troviamo davanti al Museo Imagli di Sarezzo, un'antica fucina situata nel borgo della Valgobbia a Sarezzo, divenuta sede museale nel 2001. Questo luogo infatti appartiene alla Via del Ferro e delle Miniere del Sistema Museale e dell'Ecomuseo di Valle Trompia. Questa antica fucina, attiva sin dal XVI secolo, oggi si presenta come uno spazio museale suddiviso in tre livelli. Al piano terra è possibile vedere la grande sala dei magli che contiene ancora tre antichi grossi magli, due forni e molti attrezzi legati al lavoro e alla produzione del ferro. La grande fucina vide avvicendarsi nella proprietà diversi artigiani e imprenditori mercanti, fra cui Bailo, il cui nome è legato alla grande fonderia di cannoni attiva a Sarezzo nel periodo di dominio della Serenissima. Una famiglia artigiana locale, i Sanzogni, condusse la fucina a partire dal 1879. La famiglia Sanzogni si specializzò nella produzione di attrezzi agricoli e parti di aratro, allargando la clientela a diverse regioni italiane e ricevendo per i suoi prodotti prestigiosi riconoscimenti internazionali. La fucina cessò la sua attività nel 1984. Nel 1995 l'amministrazione comunale di Sarezzo acquistò l'edificio e promosse l'inventariazione di attrezzi e macchinari. In sintonia con un più ampio intervento di conservazione e valorizzazione di luoghi di lavoro del territorio bresciano e della città. La fucina museo si articola in diversi spazi: la sala magli, principale spazio lavorativo con i tre magli, i due forni e gli attrezzi di lavoro. Un percorso esterno che permette di apprezzare le strutture di canalizzazione dell'acqua che servivano un tempo a mettere in moto le grandi ruote idrauliche che facevano funzionare i magli. Sono inoltre esposti al pubblico attrezzi utilizzati dai forgiatori, la cui identificazione e ricollocazione sono state possibili grazie alle preziose testimonianze fornite dagli ex lavoranti e la cui campagna catalografica ha prodotto oltre 1000 schede corredate da 1450 immagini, consultabili accedendo al sito web dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia. L'allestimento si completa con la fucina ludoteca del ferro, dove è possibile ripercorrere il ciclo del ferro e giocare seguendo i tre percorsi del colore, del suono e delle qualità del ferro. Imperdibile infine la piccola miniera, dove anche i più piccini possono sperimentare sensazioni legate al misterioso ambiente minerario. Al Museo Imagli di Sarezzo è custodita la collezione Andrea Pellegrini. Andrea Pellegrini era nato a Lumezzane nel 1953. Era perito metallurgico e subito dopo il diploma iniziò a lavorare nella ditta del padre, nella quale si trovò a gestire i diversi trattamenti termici dei metalli. Era un uomo curioso in vari campi e si appassionò in particolare alla storia della metallurgia. Per volontà dello stesso Pellegrini, la collezione nel 2004 è stata donata dalla moglie alla comunità montana di Valle Trompia ed è stato deciso di posizionarla qui al Museo Imagli. Nel 1984 trasferì la sua ditta qui a Sarezzo, a Nopoli, la Pellegrini SRL Trattamenti Termici. Nel corso della sua attività fu un precursore di alcuni processi innovativi nel campo della metallurgia stessa, che lo portarono anche ad inventare degli apparecchi per la misurazione della durezza dei metalli. Dalla metà degli anni 90 fino alla sua morte, avvenuta nel 2002, iniziò a collezionare oggetti e strumenti di lavoro del XX secolo particolarmente significativi. Specialmente negli ultimi 4 anni della sua vita si dedicò ad una forma ampia di collezionismo riguardante oggetti aventi la loro storia ed il loro vissuto. Esplorò soprattutto il territorio bresciano alla ricerca di oggetti di lavoro vecchi, rivelatori di storie individuali e collettive più o meno antiche.
Si tratta di una collezione di strumentazione scientifica, di oggetti da laboratorio per la misurazione di precisione ed è costituita da 214 pezzi. Comprende in particolare alcuni compassi, seghetti, stampi, punzoni, trivelle, ghiere, componenti di macchinari, bindelle, pinze da laboratorio, tenaglie, alambicchi e provette in vetro, teste d'ascia e macchinari da banco.